Matteo Salvini e i migranti. Matteo Salvini e i migranti. Sul Fatto Quotidiano ho appena letto che Matteo Salvini, relativamente ai migranti e allo Ius Soli, ha replicato a Papa Francesco e ha detto che certe cose Papa Francesco le faccia nello Stato del Vaticano, Ius Soli, migranti, eccetera. Però io vorrei ricordare a Matteo Salvini, caro Matteo, lo so che l'Italia non può accogliere tutti, lo so benissimo, però il fatto è, caro Matteo Salvini, che tu abiti, credo, nella Valle Padana come me, io abito, sono nato in provincia di Mantova, Matteo Salvini, i miei nonni erano contadini, adesso nelle stalle della Valle Padana i mungitori sono tutti cingalesi, tutti o quasi tutti, ci sono ancora dei contadini italiani, però nelle stalle i mungitori sono quasi tutti cingalesi, tu lo sai, vero? Cingalesi vengono dallo Sri Lanka, Sri Lanka una volta si chiamava Ceylon, Ceylon, poi nelle città del nord, del centro e del sud, e le badanti dei poveri anziani, sono quasi tutte straniere. Ci sono in Italia, mi pare, 500.000 badanti della Romania, della Transilvania, dell'Ucraina, della Bielorussia, della Russia, e molte di queste badanti sono pure laureati. E caro Matteo Salvini, io presto avrò bisogno di una badante, ma gli italiani no, non vogliono fare le badanti, perché è un lavoraccio quello delle badanti. Sono quasi tutte straniere quelle che fanno le badanti. E io voglio una badante fra qualche anno. E poi lo sai, Matteo Salvini, che una volta eravamo noi italiani a raccogliere le arance e i pomodori, arance, pomodori e olive. Adesso no. No, adesso no, ai miei tempi eravamo noi italiani a raccogliere arance, pomodori e olive. Adesso no, ci sono i migranti, ci sono. Matteo Salvini, io sono uno che per laurearsi, io Matteo Salvini sono uno che per laurearsi ha fatto per 4 anni, il fornaio di notte, cioè io di notte facevo il pane. Conosco tutte le tecniche della panificazione, l'arte bianca. E poi di giorno studiavo, perché in famiglia non c'erano i soldi per comprare i libri, per pagare le tasse universitarie. Una volta era così, Io ho 77 anni, 77 anni, sono nato nel 1940, sono cresciuto, insomma, quasi a pane e cicoria. Ma oggi no. E i giovani italiani giustamente non vogliono fare il pane di notte per andare poi all'università di giorno. E le cose sono cambiate, noi abbiamo bisogno dei migranti, non c'è niente da fare. Questi sono i corsi e i ricorsi storici. Avvenne così anche ai tempi dell'Impero Romano, che i cittadini romani non volevano più fare il servizio militare, per cui le legioni erano composte quasi tutte di barbari, barbari, barbari. L'impero romano non è caduto perché i barbari hanno vinto delle battaglie, ma semplicemente perché i romani, i cittadini romani, non avevano più voglia di lavorare. Andavano negli stadi, non solo al Colosseo, in tutti gli stadi dell'impero, Panem et Circenses. E questa è la storia, Matteo Salvini. Noi abbiamo bisogno di questa gente, per mungere il latte. Che cosa si fa se nessuno va più a mungere il latte? Abbiamo bisogno per gli anziani, le badanti,
Mezzo milione di badanti stranieri ci sono in Italia perché giustamente le donne italiane non vogliono fare questo lavoraccio, un lavoraccio stare con un vecchietto o una vecchietta. Poi ci sono arance, pomodori e olive. Ecco Matteo Salvini, in fin di conti Papa Francesco che cosa dice? Beh, diamolo ius soli, lo ius soli a chi nasce in Italia. Vanno trattati bene, così sono più utili a noi, perché siamo noi che abbiamo bisogno di loro. Loro hanno bisogno di noi per certi motivi e noi abbiamo bisogno di loro per altri motivi. Ok, Matteo Salvini? Io sono un padano, Matteo Salvini, eh? Io sono un padano che per laurearsi ha lavorato per 4-5 anni circa, di notte, in un forno per fare il pane, così prendevo i soldi per pagarmi le tasse universitarie e per comprare i libri. Ok, Matteo Salvini? A te e a tutti voi che mi ascoltate, tanti cari saluti da Serafino Massoni.